Ciao, io sono Pasquale e oggi volevo parlarti di come nell'arco di quest'anno sono riuscito ad abbattere fortemente il mio debito, anzi i debiti che ho, e di come nei 6 mesi successivi sarò finalmente libero da questi debiti. Il mio obiettivo è di giugno 2020 e al momento sembra tutto andare secondo i miei programmi. Credo che eliminare i debiti sia il metodo migliore per cominciare un percorso personale di educazione finanziaria e anzi di rieducazione finanziaria. È l'investimento principale sulla tua persona se tu sei una di quelle persone che come me hanno dei debiti. Ovviamente parlo del mio debito perché per quanto io possa essere una persona piena di risorse e di forza di volontà, il debito pubblico italiano è sicuramente fuori dalla mia portata. Bene, dopo aver detto la cavolaccia del giorno, cominciamo con il video serio o semiserio. Oggi ti voglio dare 6 consigli per uscire da questo pantano e per non ritornarci mai più dentro, così come ho fatto io. Mi manca ancora poco da pagare e lo scoprirai a breve in questo video, ma sono quasi lì, quasi completato tutto. La cosa più brutta che si possa affrontare quando si ha a che fare con i debiti è il circolo vizioso che ci si viene a creare. La componente economica va a influire sulla componente psicologica e più ti senti demoralizzato, e peggio gestisci il problema. Se sei nuovo di questo canale, brevemente ti dico che io sono un giovincello da 42 anni, il 16 gennaio per essere preciso, per cui se mi vuoi fare gli auguri falli pure, e perché tutti questi anni ho avuto ottimi lavori e ottimi stipendi. Lavoro da quando ho 20 anni e ho fatto diverse esperienze anche all'estero. A gennaio 2016 avevo un monte debiti fra prestiti, fidi, carte di credito, spese inutili, che era nell'ordine dei 35.000 euro circa. Euro più, euro meno, eh. E tutte queste spese ti seguono come un'ombra. Nessuno si dimentica di te. Le banche e le finanziarie si ricordano di te in 2 occasioni: quando devi firmare il contratto e quando poi sei in ritardo con i pagamenti. Le telefonate che ricevevo e la paura di ricevere quelle telefonate non mi facevano dormire affatto di notte. Pur avendo una fortuna lavorativa immane, ho avuto un cervello che forse è ancora bacato, una scarsa gestione delle mie finanze ed una pessima gestione di me stesso. Per cui ora ti voglio dare i miei 6 punti, secondo me fondamentali, anche se sicuramente non sono assolutamente gli unici, per fare in modo che tu ti possa ridurre il debito e successivamente che tu sia in grado di non crearne più, oppure al massimo di crearne una quantità ampiamente gestibile. Poi se sei una brava persona, ma io so che lo sei, potresti portare a termine 3 semplici azioni, iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e lasciare un bel mi piace. Sono azioni gratuite che non aumentano il debito e che a te non costano niente, ma che mi fanno aiutare a crescere il mio canale. Bene, i primi 3 consigli sono su come evitare di generare ulteriore debito o di cominciare a generarlo e per cui aggiungere problemi, mentre gli ultimi 3 sono su come eliminare i debiti che hai già acquisito. Consiglio numero 1: fai un budget. Come ho ripetuto più volte, il budget aiuta a darti una visione d'insieme di tutte quelle che sono le tue finanze. Errore tipico che ho fatto io, pensare, dai, so quanto spendo, so quanto prendo di stipendio, non mi serve niente, sto benedetto budget a che serve? E invece no, mi è servito tantissimo, ho capito gli sprechi, capendo gli sprechi ho anche visto perché spendevo di più di quanto io guadagnassi. È normale che poi a fine mese ti trovi con l'acqua alla gola, pensi di avere tantissimi soldi di stipendio, o che ti bastino, non è per forza tantissimi, di spendere il giusto, di pagare il giusto, di pagare il giusto i servizi che acquisisci. Ma poi a fine mese fai l'ultima settimana in apnea. Se tu non vuoi fare un budget specifico perché ti prende troppo tempo, puoi tranquillamente scaricare delle app, se ne trovano tantissime sui vari Apple Store o Play Store, e usare i dati lì. Ti posso assicurare che il risparmio che andrai a fare finirà tutto per ripagare i debiti se li hai, e quello che ho fatto io è mi mancano solo 6 mesi per liberarmi completamente. Ma ovviamente, avendo una gestione patrimoniale più oculata, eviterai appunto di fare dei debiti. Non spenderai mai più di quello che ti puoi permettere. Il consiglio numero 2 è di evitare il superfluo. Vale la regola che ho citato in un video precedente e che ho applicato anche io, che funziona veramente, ti confermo che funziona. Vedi qualcosa da comprare, ti piace, non comprarla subito, aspetta una settimana e se dopo una settimana vuoi ancora acquistarla, magari ti serve veramente. Se invece la voglia è un pochino svanita, allora non era poi così importante da acquistare. Questo stratagemma mi ha evitato acquisti inutili di recente. Tanto tempo fa, quando facevo il cantante in una band gothic metal, ed era un capellone, bene, compravo una chitarra a destra e una chitarra a sinistra. Ovviamente la vedevo in un negozio e via di finanziamento, subito altro debito, aggiunto a quello precedente.
del microfono. Insomma, una tristissima catena di eventi. Ovviamente è un discorso che si applica anche alle piccole spese, ma ovviamente per quelle più grandi è un discorso molto più importante. Ci si deve guardare allo specchio e bisogna essere veramente sinceri con se stessi. Siamo veramente decisi a evitare ogni forma di debito? Perché se non siamo in grado neanche di evitarne la creazione, sicuramente non saremmo nella condizione di estinguerlo completamente se nel caso ne avessimo uno o, peggio, più di uno. Mi raccomando, soprattutto sugli acquisti grandi oppure onerosi, prendete il pensiero dell'acquisto, lasciatelo nel cassetto della vostra mente e dimenticatelo per un po'. Poi, se proprio vi ricordate di aprire il cassetto della vostra mente, allora va bene, serviva, altrimenti non era utilissima sta roba. Un penny risparmiato è un penny guadagnato, come si diceva nel film di Mary Poppins. Un terzo consiglio che mi sento di darvi è che so che vi potrebbe risultare ovvio e cinico è di non chiedere prestiti e di non fare mutui se non sapete poi come poterli ripagare. La necessità fa virtù, bisogna organizzarsi. Quando vivevo a Milano ho fatto un bel botto con la macchina. Mi hanno tirato via i pompieri da fuori dall'auto. La botta, come puoi vedere, mi ha rincoglionito parecchio. Non ci sono tanto qui con la testa. Comunque, in ogni caso, per tornare ad essere serio, io la nuova auto l'ho acquistata 4 anni dopo. Ovviamente non voglio fare il fighetto, vivevo a Milano, per cui la rete dei mezzi pubblici è ben organizzata. Ma ciò nonostante, molte persone avrebbero pensato subito che senza macchina non si vive e avrebbero fatto i salti mortali per comprarne una, anche se non era utile, come per me che ero a Milano. E sinceramente io l'avrei anche acquistata, ma ero talmente indebitato all'epoca che non ho trovato neanche una finanziaria che mi facesse un prestito. Meno male, altrimenti sarei ancora qui a pagare ulteriori debiti per secoli. Ma comunque, per 4 anni io la macchina non l'ho avuta, per cui quel prestito non mi occorreva. E questo si collega al secondo punto, ma il concetto si applica a tutto. Sento gente che chiede un prestito per le vacanze, chi fa il finanziamento per il televisore nuovo, chi fa il finanziamento per il nuovo panino del McDonald's, dai, non servono. O per meglio dire, la maggior parte delle volte non servono. Nella maggioranza dei casi basta la pazienza e si può andare a comprare qualcosa in contanti. Invece di pagare una rata, metti i soldi da parte un po' alla volta e poi magari si può anche chiedere un prestito o un finanziamento, ma solo parziale, molto più piccolo dell'importo totale dell'acquisto che si vuole fare. E la maggior parte del costo magari è stata pagata con un anticipo corposo in contanti. Se riesci a mettere in pratica questi tre primi consigli, sei già a buon punto, perché tu non andrai a creare magari debiti da dover pagare in futuro. Ora, no? Che bello, ma se hai già dei debiti? Ovviamente ti ricordo che prima di proseguire puoi sempre cliccare sul pollice in su su questo video, se è di tuo gradimento, e che puoi condividerlo con tutte le persone che come me e come te hanno problemi, in questo caso di debiti, o magari che sono interessate a crescere nel mondo della finanza, del risparmio o degli investimenti. Ovviamente se hai già debiti, dei debiti come li ho anch'io, ci sono altri tre consigli che ti voglio dare. Il primo consiglio è di chiamare i tuoi debitori e di riconcordare con loro le modalità di pagamento. Al contrario di quanto si possa pensare, anche se l'ho detto all'inizio, non è sempre vero che chi sta dall'altra parte è una persona senza cuore, anzi, nella maggior parte dei casi trovi delle persone molto disponibili, sia perché sono esseri umani anche loro, non ci credevi, ma lo sono, e poi anche perché l'interesse dell'azienda è di recuperare comunque il debito, cioè il prestito che gli hanno fatto, e per cui sostanzialmente la società che ha erogato il prestito ha interesse a riprendersi i soldi. Se ne hai più di uno, chiamali tutti, spiega la tua situazione e quando poi e quanto tu possa pagare ogni mese per poter essere in grado di coprire le rate del tuo debito o dei tuoi debiti. Il fatto di avere più soldi per vivere è un tuo diritto. Aver fatto una o più scelte sbagliate in passato non è un buon motivo perché tu faccia una vita piena di privazioni, una vita di M. Hai una vita personale, una famiglia, delle passioni, devi poter essere in grado di poterle vivere, di poter vivere la tua vita tranquillamente. Come ti ho detto all'inizio, il fattore psicologico è una brutta bestia che poi va a creare un bruttissimo circolo vizioso. E se riesci a stare più tranquillo, puoi anche approcciare la problematica dei tuoi debiti nel modo più positivo e anche propositivo possibile. Ti voglio comunque ricordare che non ti sto invitando con questo video a fare scelte particolari di investimento o non ti sto dando una consulenza finanziaria perché non ne ho le competenze. Qui si parla delle mie esperienze e quello che ti sto dicendo sono solo mie esperienze personali. Se hai bisogno di fare qualche scelta in questo campo, studia bene o rivolgiti a un consulente esperto del settore. Il secondo consiglio che ti voglio dare è di non creare altri debiti per pagare i tuoi debiti attuali.
È una cazzata che ho fatto in passato e secondo me è una cosa sbagliatissima. Non arrivi da nessuna parte perché stai solo mettendo una toppa temporanea. Stai ingannando il tuo cervello a pensare che se fai un unico prestito per pagare tutti gli altri hai risolto il problema. Ma il problema non è quello, il problema è la tua attitudine. E te lo dico perché ho fatto anche questo tipo di errore. Il cambiamento deve essere epocale nella tua mentalità. Per eliminare i debiti non devi crearne altri, devi pagarli. Se vuoi pagare un importo minore, puoi già applicare il punto numero uno, come ti ho detto, in questa seconda parte, in questo secondo consiglio. Debito genera debito e tanti tanti interessi che poi devi pagare. Non pensare che hai chiesto 10 di prestito e stai ripagando 10. Soprattutto nel lungo periodo stai pagando 10 più gli interessi, che sono tanti soldi. In più il concetto è che devi chiudere le tue posizioni al più presto possibile. Prima paghi, meno interessi hai da pagare. E prima sei libero di avere i tuoi soldi a tua disposizione per te stesso, per una tua vita personale. A questo devo anche aggiungere che non devi assolutamente azzardarti a pensare che puoi investire i tuoi soldi perché pensi che con gli interessi che andrai a guadagnare puoi coprire i prestiti ed i debiti. Gli investimenti non sono profitti sicuri, puoi sempre perdere il capitale. Inoltre, gli interessi debitori sono comunque sempre molto più alti di quelli che ti possono ritornare dagli investimenti. O quasi sempre, a meno che ovviamente tu non abbia investito in prodotti altamente rischiosi, ma quello è un suicidio finanziario programmato. Ultimo consiglio, ma non per importanza, è di non credere che esistano debiti buoni e debiti cattivi. Un debito è un debito. Chi tu vada a chiedere il mutuo per una casa, il prestito per un'auto o quello per un viaggio o per il passeggino del nuovo bimbo che ti arriva, si tratta sempre di un debito. Un debito è un buon debito solo se qualcuno te lo paga. Nel 99,99% dei casi nessuno ti paga un debito, per cui devi approcciare sempre in maniera obiettiva il pagamento dei debiti che hai già. Paga aggressivamente quelli più piccoli e chiudili, secondo me. Sempre per ricollegarmi al primo punto di questa seconda parte del video, concorda pagamenti diversi con i vari debitori. Magari puoi chiedere a uno dei prestiti minori se puoi pagare di più, oppure se puoi pagare più rate insieme, mentre abbassi le rate degli altri. Io ho fatto così. E paradossalmente ho chiuso tutti i debiti in anticipo rispetto alla loro data finale, pur guadagnando di meno, visto che adesso io faccio un part-time e mia moglie è in maternità e qui in Irlanda, per la cronaca, la maternità non viene pagata, non viene retribuita, ma viene data solo un piccolo contributo settimanale. Ma avendo diversificato le rate a modo nostro, siamo riusciti a battere il mercato, ma questa volta non quello degli investimenti, ma invece quello dei debiti. L'argomento debito so che è molto delicato e per cui spero di averti dato dei consigli sensati, che sono quelli che hanno funzionato per me personalmente, che ho provato sulla mia pelle. Non è detto che funzionino per te, però è un'esperienza che volevo condividere. A proposito, ti ho detto che ho un account Patreon e che se vuoi puoi partecipare supportando il mio piccolo account con un contributo mensile, trovi il link qui sotto. Questa è pubblicità non nascosta. Fammi sapere cosa ne pensi di questo argomento, lasciami un commento qui sotto, scambiamoci delle idee su questi contenuti e dimmi se hai trovato questi concetti di tua utilità che ti possono aiutare nella estinzione dei tuoi debiti. Mi farebbe molto piacere saperlo in questo caso perché è un argomento abbastanza delicato, così che possiamo aiutare anche altre persone che si trovano in una situazione debitoria come la nostra. Ultime tre cose, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche e lascia un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Così magari possiamo anche aiutare altre persone che si trovano in una sezione.